938,34 milioni di euro di valore distribuito agli stakeholder, contratti a tempo indeterminato per il 95,7% del personale del gruppo, più di 23.000 ore di formazione erogate ed oltre 12.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Questi alcuni dei dati più significativi emersi dal bilancio di sostenibilità 2019 del gruppo Estra. Il bilancio di sostenibilità evidenzia una crescita importante, così come lo evidenzia il bilancio ordinario. L'azienda è cresciuta e in proporzione ha riversato agli stakeholder maggiori ricchezze. Oltre 900 milioni di euro sono la cifra che abbiamo tributato a tutti i nostri portatori di interesse, dai dipendenti ai fornitori, al territorio attraverso i sostegni e le sponsorizzazioni. Quindi Estra conferma di essere un grande gruppo con una forte responsabilità sociale e che traduce la propria attività, la propria produzione di ricchezza in qualcosa che ha un impatto forte sul territorio, in particolare nei nostri territori dove nasce Estra. Al centro degli obiettivi del gruppo resta la sostenibilità ambientale. Si è superato finalmente un certo modo di vedere l'ambiente e un certo ambientalismo che faceva coincidere la difesa dell'ambiente con il non sviluppo, con un freno. Oggi si è compreso che l'ambiente invece è un'opportunità economica. Abbiamo un piano energia clima a livello globale, abbiamo un piano europeo e un piano italiano che, se attuato, potrà portare tanti posti di lavoro. Faccio l'esempio: noi come sistema utility siamo in grado di assicurare investimenti per 50 miliardi di euro con 400.000 posti di lavoro che si potrebbero produrre nei prossimi 5 anni, a patto però che si comprenda che l'ambiente lo si tutela con gli impianti industriali. Non si può pensare che si tutela l'ambiente chiudendo le aziende o mettendo di produrre cose per farle produrre in altri paesi. Servono impianti. Se non ci fossero gli impianti si danneggia l'ambiente, perché oggi i rifiuti vengono esportati. Non so quante volte ve l'avrò detto, ma solo il 25% dei rifiuti in questo paese viene smaltito correttamente, e c'è una sola ragione: che mancano gli impianti. Altro tassello fondamentale è quello relativo al capitale umano. Dal 2018 al 2019 il numero dei dipendenti del gruppo è aumentato di 54 unità. Abbiamo preso tutte le misure per il Covid a tutela del nostro personale, abbiamo attivato anche una polizza molto importante che è stata anche imitata da tante altre aziende, quindi abbiamo dato la massima tutela ai nostri dipendenti e anche ai nostri clienti. Per il resto, nella formazione ci abbiamo sempre creduto, siamo un'azienda molto innovativa. La sostenibilità dovrà essere così una premessa per affrontare anche l'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando. Ricordo che i provvedimenti adottati da Estra sono la moratoria sui distacchi per un certo profilo di clienti, cosa che poi è stata anche codificata dall'autorità. Abbiamo favorito rateizzazioni di dazioni molto importanti. Proprio adesso ero poco fa in collegamento con il Senato in commissione e lì ho proposto di rimuovere la componente della bolletta elettrica relativa agli oneri di sistema, che è una componente puramente fiscale, e ho proposto come Utilitalia di far assorbire questo 26% dalla fiscalità generale.